dell'Archivio Storico Comunale di Ferrara. Il progetto Tantissimo Scuola da Costa 1933-2013, promosso dall'Istituto Alla Costa di Ferrara in stretta collaborazione con l'Archivio Storico Comunale, ha visto il coinvolgimento nelle varie azioni progettuali degli oltre 1000 studenti dell'Istituto dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di Primo Grado, ma anche del Liceo Artistico Ferrarese e della Facoltà di Architettura di Ferrara, comprendendo così tutti i vari ordini di scuola. Le varie azioni progettuali, ovvero percorsi di ricerca storica in archivio e musei, laboratori artistico-musicali e letterari, conferenze, mostre, visite guidate alla scuola e al quartiere, hanno avuto grande seguito da parte della cittadinanza e quindi dell'intera città. Il progetto ha la finalità di promuovere il bene culturale e il patrimonio in esso contenuto della scuola da Costa, che è situata nel centro storico della città, nel cosiddetto quadrilibio novecentista. Ampia è stata l'adesione da parte delle istituzioni, associazioni e privati. In base quindi alla loro competenza hanno contribuito alla realizzazione delle diverse azioni. È da segnalare poi che varie istituzioni, associazioni e enti privati si sono aggiunti nel corso dell'anno scolastico, volendo proprio aderire e partecipare ai percorsi progettuali. La rete dei soggetti locali così costituita ha dato vita a nuove idee che ci vedranno impegnati nei prossimi anni, dando così una prospettiva di ricerca e di azione per il futuro. Vogliamo essere quindi una testimonianza di come sia possibile realizzare percorsi utilizzando le risorse esistenti nel territorio, quindi attraverso un attento monitoraggio di quello che è già esistente, a volte anche senza oneri di spesa. La documentazione, che non è di facile e immediata realizzazione, riveste un ruolo fondamentale in questo percorso. Direi di un impegno quotidiano. Ora stiamo inserendo nei siti istituzionali le rassegne stampa della stampa locale, i video, i report, i documenti, le fotografie, in modo da costituire un vero e proprio museo virtuale che rimanga testimonianza del nostro impegno e della nostra volontà di conservare e valorizzare il nostro patrimonio in relazione agli obiettivi educativi posti per i nostri studenti. Direi che l'esperienza e le forti emozioni vissute sono diventate così parte della storia di questa nostra scuola e parte della nostra storia personale, al di là del ruolo che possiamo assumere come insegnanti, studenti o cittadini. Io sono Felice Rossiani. Mi occupo del coordinamento delle attività didattiche del servizio di biblioteca e archivi del Comune di Ferrara e porto il saluto delle due operatrici dell'Archivio Storico Comunale, Angela Polito e Messetti, che oggi non possono sentire più avendo tanto possibile. L'ottantesimo compleanno della scuola da Costa ha presentato per tutti gli studenti del sito complessivo un'occasione di conoscenza e ricerca tra i documenti dell'archivio che conservano le tracce della sua storia. Ai laboratori didattici, a scuola e in archivio, hanno partecipato gli studenti di 6 classi della scuola primaria e 3 classi della scuola secondaria. Sono stati proposti percorsi differenziati, modellati sull'età e curiosità di tutti i partecipanti, non in conto il primo approccio all'archivio proposto da una classe di seconda della scuola primaria, ma il laboratorio di studio sui temi del progetto per i ragazzi più grandi. I gruppi di lavoro sono stati articolati su 3 percorsi di ricerca, allo scopo di indagare le diverse sfaccettature della storia dell'istituto scolastico che, voluto e costruito nel 1933 sotto il regime fascista, è stato intitolato, dopo la seconda guerra mondiale, la maestra Alda Costa, esempio luminoso dell'antifascismo ferrarese. I 3 percorsi di ricerca sono questi: la costruzione della scuola Alda Costa e la rivoluzione urbanistica del quartiere del 1900, poi i primi anni della scuola Alda Costa, è la figura della maestra e l'interrogazione della scuola, Umberto Primo prima e poi Alda Costa successivamente. Ecco, sicuramente devo dire che l'occasione straordinaria di scrivere il quaderno numero 2 dell'archivio storico, il merito va agli studi dei beni culturali che
ci ha dato l'opportunità di scegliere un percorso di documentazione diciamo un po' tradizionale, nel senso che ci sono sì gli audiovisivi, le immagini, però abbiamo pensato di aprire la collana dei quaderni dell'archivio storico, la prima numero uno, con la storia della scuola Matteo Marino Leardo di Ferrara e il numero due con la storia della scuola da Costa. Infatti la storia della scuola, cioè la nostra scuola di oggi, è il titolo della, una proposta didattica che noi proponiamo alla scuola ogni anno e ha un grandissimo successo. Coinvolge moltissimo insegnanti e studenti e la partecipazione è molto sentita, è una partecipazione appassionata che molto spesso dà la possibilità di coinvolgere anche altri interlocutori del territorio che sono i protagonisti di quella storia, di quell'edificio e di quella scuola. Sicuramente la nostra soddisfazione è grande anche perché come archivio abbiamo la possibilità con questo nuovo modalità di lavoro per progetti di strutturare un percorso didattico che ha molti, che comprende molti aspetti culturali. E lavorare per progetti è diverso che per lavorare per un certo senso senza un percorso definito all'inizio, perché coinvolge tutti i protagonisti in una ricerca che poi alla fine va a confluire in un documento, che può essere un documento audiovisivo, in questo caso è un documento di tipo cartaceo. La redazione, e il cui progetto naturalmente è esplicito dall'inizio, è un'operazione complicatissima. Chiediamo agli insegnanti, naturalmente insegnanti molto illuminati, che hanno capito il valore della ricerca storica per questi documenti, chiediamo agli insegnanti di strutturare già a priori la documentazione che viene poi costruita dagli alunni e dagli studenti e più grandi. E di conseguenza è una situazione mentale che è in un certo senso già indirizzata alla scrittura e al valore della narrazione che esce dalle menti di questi alunni, di questi giovani che hanno studiato i documenti. Non è facile da un documento anche abbastanza difficile da decifrare ricostruire una storia inedita, una storia in cui loro naturalmente si sentono coinvolti e protagonisti. Noi abbiamo scelto questa strada. Sicuramente ringraziamo i sindaci culturali della regione di Emilia-Romagna per questa opportunità e sempre l'IBC perché con l'iniziativa della settimana di didattica in archivio ci dà la possibilità di ospitare le classi a raccontarla la storia, quella storia che hanno costituito il corpo dell'attività durante tutto l'anno scolastico. Per cui grazie ancora al sito del Beni Culturali e ci auguriamo che sia possibile procedere. Siamo uno di quegli istituti che ha presentato il progetto alla sessione attuale, non ha raggiunto il risultato, ma lo realizzeremo comunque, naturalmente cercando in giro per la città qualche sponsor che ci possa aiutare a produrre il quaderno numero 3 dell'archivio storico comunale. Grazie.